Buonasera, buonasera, siamo, grazie di essere venuti così, così numerosi stasera, eh, siamo molto lieti eh, di eh, aprire eh, stasera questa seconda puntata del nostro programma eh, dedicato ai grandi musei eh, e organizzati e ideato anche eh, in collaborazione con l'Alliance francese di Venezia, con il suo presidente Pierre Rosenberg. à uh, qui sono molto lieto anche di passare la parola Subito, anche la directrice, Marie Christine Jamet, eh, que voyant que ringraziare um, del della sua collaboration collaborazione in questo progetto e spero anche in uh, altri progetti futuri. Uh, il mese scorso abbiamo uh, potuto accogliere qui uh, Alain Seban, uh, stasera il nostro secondo ospite è Guy Cocheval, président del del musée d'Orsay. Eh, che sta per dialogare con Gabriella Belli, ehm, direttrice del, della Fondazione Musei Civici di Venezia, che sono anche particolarmente lieto di accogliere stasera, perché eh, Gabriella Belli è una persona di altissima qualità, con cui stiamo sempre cercando di trovare progetti da fare insieme. Cette euh, ça, nous avons trouvé quelque chose. J'espère que c'est le premier d'une série plus longue. Merci Gabriella. merci Guy. Je euh, passe subito la parole à Pierre Rosenberg et je vous remercie tous de votre présence. Je vais parler en français pour une raison simple, c'est que les conférenciers, malgré que ce soit une conférence organisée par l'Alliance française, vont parler en italien. Alors, euh, il faut que je rétablisse un peu l'équilibre et que je vous dise trois mots en français. Je voudrais naturellement remercier Martin Bettenau, qui, qui, dans cette opération des directeurs de musée français, que j'espère nous continuerons bientôt, est absolument d'une aide, plus qu'une aide constante et, et d'un appui. Euh Merveilleux. Euh, grâce à Martin maintenant, on a cette merveilleuse salle et euh, quelqu'un qui euh, vraiment comprend le problème de l'Alliance française particulièrement bien. Je profite, c'est un peu hors sujet, mais ça fait rien, pour remercier euh, Madame Jamet pour l'organisation dimanche dernier de la ben, Campomanine, de la petite euh, réunion, je ne sais pas quel mot utiliser. Pour, pour évoquer les tristes événements qui se sont passés à Paris la semaine dernière. Et je vous remercie, ceux qui étaient présents, j'en reconnais beaucoup ici dans la salle, d'être venus manifester leur solidarité à l'égard de, de ceux qui ont été frappés dans cet événement et, de, et du pays proprement dit aussi. Donc moi je suis très heureux évidemment d'accueillir, de, de, de dire, de voir ici sur l'estrade Mme Belli que je connais bien et qui est une, une organisatrice exemplaire avec qui nous avons toutes sortes de projets. Je c'est-à-dire, nous, l'Alliance française, toutes sortes de projets, parfois assez stimulants. J'espère que bientôt nous pourrons en parler. Et bien, naturellement, Guy Cocheval, que je connais depuis quelques années, je crois, <laughs> et qui, je le vois très heureux d'être ici, et moi, je suis très heureux qu'il y soit aussi, et d'annoncer que le 30, à la même heure, dans le même lieu, qui est un vendredi, viendra parler M. Martinez, qui n'est pas, pas mon fils, mais mon petit-fils, si j'ose dire, puisqu'il est le successeur de mon successeur à la tête du Louvre, et qui va, je pense, nous exposer un petit peu ses projets. Ce que deviendra le Louvre, ce, ce qu'il deviendra, espérons-le, pour le mieux de ce musée. Et je vous remercie d'être venus très nombreux. Et je suis très heureux aussi de constater que la moyenne d'âge était parfaitement, enfin, elle est très inférieure à mon âge à moi, ça n'est pas difficile, mais elle est aussi d'un âge très acceptable. Et ça me fait très plaisir parce que ça prouve que vous vous intéressez au musée français et que l'histoire de l'art dans ce pays se porte plutôt bien. Merci beaucoup, merci M. Bettenau et merci aux conférenciers. Mesdames, Messieurs, vous me pardonnerez, je, bien que j'utilise couramment la langue française, euh, vous m'en saurez gré. gré. J'ai l'habitude de parler italien avec Gabriel Abelli comme avec tous mes collègues italiens, et donc on ne va pas faire des manières. Et Je vais euh, me tourner vers la langue italienne, si ça ne dérange pas, pas grand monde. Je voulais vous remercier, Madame Jamais, de m'avoir invité. Je sais que ça ne correspond pas au canon. Euh, du, de l'école de l'Alliance française qui m'a invité, mais je pense qu'on peut faire une exception. Enfin, C'est une exception qui sera peut-être pas suivie euh, des faits par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Grazie, grazie a Ghico Géval. Io ringrazio naturalmente l'Alliance Française, il presidente, la direttrice che hanno, mi hanno invitata a questa, a questa serata, a questa chiacchierata eh, con Ghico Geval. Sarà una bella chiacchierata, ovviamente, che eh, è la seconda puntata di questa bella iniziativa ospitata dalla Fondazione Pinot. Grazie anche a Martin Bettenot. Eh, sarà una chiacchierata che ci porterà, devo dire, dentro il, a conoscere, ad approfondire eh, la storia, il racconto, le trasformazioni del Museo d'Orsay. Eh, sarà una chiacchierata che approfondirà questioni di tipo museografico, museologico, che sono le cose, i compiti quotidiani eh, di ogni direttore che, come voi sapete, deve costruire il futuro, ma gestire anche il presente e la quotidianità. Eh, Guico Geval, volevo dire due piccole cose importanti, anche se tutti voi sicuramente conoscete la sua storia eh, professionale, ricchissima di incarichi e soprattutto ricchissima di tanta produzione scientifica, Chico eh, Geval è anche un grande amico eh, dei musei italiani, eh, un grande amico personale e questa amicizia è nata per una ragione molto importante, cioè che eh, nel nostro incontro al, all'inizio degli anni 2000, quando Nico Gevale era ancora direttore del Museo de Beaux-Arts di Montreal, eh, ehm, ho capito e abbiamo condiviso e lui ha eh, espresso un grande amore per l'arte italiana. Guardate mh, girando il mondo, molti di noi direttori italiani sappiamo bene che se l'antico parla italiano, il Rinascimento, l'arte antica, 700 800 può parlare italiano, l'800 e il 900 invece ben difficilmente nei musei stranieri parla la lingua italiana, a dire che non è così facile incontrare un direttore di museo che con metodo, continuità, ha saputo indagare, scoprire e valorizzare molte parti della nostra storia dell'arte, con particolare riferimento all'Ottocento italiano. Devo anche dire anche al Novecento, dal momento che quando Gaugeval era direttore del Museo de Beaux-Arts, ovviamente si occupava un po' di tutto l'arco cronologico della storia dell'arte. Storia dell Dunque eh, naturalmente il campo di competenza di, del professor Cogeval è ampissimo, ehm, moltissime le sue pubblicazioni, ehm, io non voglio eh, come dire, elencare un numero, prima dicevamo ma quante mostre hai curato personalmente eh, sì, tante, ma quante ne hai fatte realizzare nelle tue istituzioni? Beh, insomma, è anche difficile contare e sapere il numero, però eh, vorrei ricordare che, come diceva prima molto simpaticamente Cogeval, eh, lui ehm, è un, uh, un grande storico dell'arte, eh, che ha um, avuto una sua specializzazione ovviamente nell'ambito dell'Ottocento dell i Nabi sono forse uno dei, dei dei momenti più, diciamo, più importanti della sua carriera anche di studioso, ma è anche una, un, un direttore che ha insegnato e studiato scienze economiche. Diceva prima: beh, io sono come un bravo piemontese, dato che metà la madre è piemontese, con i piedi per terra e quindi a dire che ogni direttore di museo deve incrociare queste due diverse competenze, saper gestire, saper eh, realizzare eh, i propri sogni, le proprie, le proprie aspirazioni culturali e scientifiche, ma nello stesso tempo eh, riuscire a organizzare una macchina straordinaria come quella oggi del Dorset per farla muovere, anche, farla muovere anche dal punto di vista eh, economico. Voglio ricordare che nella sua storia c'è stato un passaggio credo molto importante a Villa Medici quando era tra l'82 e l'84 all'Accademia di Francia a Roma, è stato già conservatore del Museo d'Orsay negli anni 80, poi è passato al Louvre, eh, poi è stato professore dell'École du Louvre, insomma, e poi, poi direttore del Museo de Beaux Arts di Montreal qui eh, fino al 2006 e poi il ritorno il ritorno in Francia, ritorno a Parigi e forse direi la realizzazione di quello che per uno specialista di 800 come eh, Ghico Geval era in fondo la meta più interessante, più ambita: l'arrivo alla presidenza del, del Museo d'Orsay. È interessante dire che per i francesi, in questo caso, presidente e direttore sono due figure che coincidono, mentre da noi sono due figure molto separate. Mentre qui eh, significa avere in mano le chiavi eh, della. della le porte dal punto di vista del bilancio e quindi delle decisioni di tipo economico e di investimento e avere in mano le stesse chiavi ancora più, più meravigliose che sono le chiavi della produzione, della produzione culturale. Tutti questi incarichi però raccontano poco, no? sono poi fredde momenti insomma, che sono naturalmente eh, raccontano poco della vitalità, dell'energia, della passione di un uomo che ha dedicato anni eh, alla ricerca, alla professione, a questo lavoro meraviglioso. Noi siamo veramente privilegiati a fare questo, questo lavoro. Ma voglio dire eh, una piccola cosa prima di iniziare a vedere con lui eh, il racconto di questo del, del Dorset. Ecco, Vico Geval ha eh, una caratteristica che forse è la qualità più bella per un direttore di museo: quello di non avere perimetri nella sua, nella sua cultura, nella sua ricerca, nelle sue, eh, nelle sue visioni anche eh, del, del futuro e di quello dove la ricerca deve portare. È una, ah, la sua cultura è una cultura a 360 gradi, fortemente interdisciplinare dove giocano ruoli importantissimi, sì certo la storia dell'arte, ma come sappiamo dalla, tua, dalla, sua, eh, diciamo, dalla sua attività, giocano ruoli molto importanti, per esempio eh, la sua grande passione per il cinema, la sua grande passione per la musica. Dunque, eh, ovviamente per le arti decorative, insomma, un mondo che non ha perimetri significa anche eh, per un museo diretto da una figura che non ha perimetri intellettuali, anche, significa anche eh, un, eh, avere un direttore che in qualche modo gioca quotidianamente, gioca quotidianamente anche la propria reputazione investendo in progetti complessi, importanti ma complessi, che dentro il cuore della società dei problemi della società perché questo mestiere insomma diciamo che non è solo avere delle competenze ma credo che sia soprattutto la capacità di vedere il futuro e magari insomma esserci già con qualche scelta o con delle scelte importanti adesso passo la parola a Cogeval che ci racconta del dossier e poi magari qualche domanda e qualche curiosità per chiudere la nostra chiacchierata. Grazie. Gabriele ha fatto una presentazione molto lusinghiera del mio passato e ha dimenticato una cosa, che due anni fa abbiamo fatto una mostra a Venezia che ha avuto un certo, un certo successo, che era la mostra di Manet fatta al Palazzo Dogale. Perché quella mossa di Manet? Perché era l'alleanza di, di una riflessione sul, sul passato di Manet eh, che era, era fondata sulla presenza di tutte le opere più importanti del Museo d'Orsay. Abbiamo anche preso in prestito delle opere di altri musei, ma ci tenevo molto a quella presenza a Venezia di, di di Manet eh, presentato con molti raffronti alla pittura italiana, che è un raffronto che non si pensa sempre a fare e certo al centro di quella presentazione c'era come un la, il raffronto impossibile fra la Venere di Urbino e l'Olimpiade Manet, che era impossibile a fare in, 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 in Francia perché, perché non l'avete fatto al Museo d'Orsay perché è impossibile di uscire la Venere di Urbino da una decina di anni. Non è possibile di farla venire a Orsay perché lascia la, 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 la frontiera. E per quello che abbiamo deciso con Gabriele, beh, se non può lasciare la frontiera, almeno può venire a Venezia. E da lì abbiamo deciso di fare quella mossa di Manet, che era una, una follia, ma è bello re, realizzare delle follie qualche volta. E, e così abbiamo deciso di rifare quest'anno. E lo annunciamo fra pochi, poco tempo: una mostra delle Dueni Rousseau negli stessi ambienti dove abbiamo fatto Manet, a pat, co, considerando come, come crogiolo la, la collezione di Orsay più la collezione dell'Orangerie. Perché nel frattempo Orsay ha assorbito la collezione dell'Orangerie e adesso non dovrei dire assorbito ma è la realtà abbiamo fatto una fusione fra la collezione di Orsay e dell'Orangerie e così che adesso le ninfe di Monet fanno parte della collezione di Orsay anche, anche se i due musei vivono sempre come dei musei separati Uh, volevo presentarvi un po' una, una piccola storia attraverso certe immagini del, del, dell'antenato del Museo d'Orsay, cioè il Museo del Lussemburgo, uh, se si deve tornare a quello, che è stato il primo museo di arte moderna e che è considerato a Orsay, come dovrebbe essere considerato al Centro Popidou, come il um, Lavo. L'antenato del, del Museo di Arte Moderna era lì dove la, la, lo Stato presentava le opere di arte moderna al, nel 1900. Dunque il Museo di Lissemburgo, i muri esistono tuttora, è lì che si, si fanno delle, mostre, eh, delle piccole mostre della Reunion des Musées Nationaux. Era un, un museo di, di dimensione abbastanza modesta. E molto spesso, in, 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 in un modo abbastanza precipitato, c'è stato il, il bisogno di, di, di fare una, una presentazione più grande. Perché erano le opere di, di immensa dimensione che erano presentate qui, cioè le, le, ordini, le comando dell'età, gli ordini dello Stato. Eh, non, non so come si dice le comando dell'età, no? sono un po' come Papa. Giovanni Paolo II che diceva se faccio errori mi, mi, mi correggerete <ride> e cerco, non, non so come si dice in italiano, comando l'età, ordine dello Stato, commissione, commissione dello Stato, ecco, committenze dello Stato. committenze dello Stato, cioè le opere di pittura storica che eh, sono di dimensioni molto importanti. Fra poco presenteremo una grande mostra delle, delle, delle collezioni accademiche del Museo d'Orsay saranno presentate a, a Madrid fra, fra un mese. Eh, ecco come erano presentate le collezioni del Museo del Lussemburgo, rassomiglia un po' alla presentazione del Museo del Louvre, eh, con delle opere messe tocco a tocco eh, bordo a bordo presentati in due o tre file, l'una sopra l'altra, è la presentazione ottocentesca della, della pittura. Ma si riconosce in fondo, per esempio, in fondo sulla destra. Non ho, non ho il puntino per, per mostrare, ma eh, eh, sull'angolo di destra, a livello, a livello umano, c'è eh, le, le greci o Combat de Coq i greci con, nel combattimento di, di, uh, di Polli, uh, no di, di Koch, Galli. di Galli, uh, <ride> nei combattimenti di Galli, di Jerome che è stato l'unica uh, committenza dello Stato, fatto dallo Stato francese a Jerome che è stato piuttosto un artista uh, accademico ma che lavorava per il, uh, per il pubblico americano. E, e qui erano così che erano presentate le sculture se te passi male ma non era poi così brutto ma è una presentazione completamente abbandonata dopo gli anni 20 gli anni 30 e, e così era la presentazione del museo del Lussemburgo negli anni 1910-1920 vedi con delle sculture messe l'una dietro all'altra e eh, arazzi monumentali. Ma in questo giorno non so dove sono gli arazzi, penso che siano tornati al Mobilier Nazionale. E negli anni '20 era, era così la presentazione: con del, delle opere messe sulle mura, ma meno, in, in un'altezza un meno grande e con le incisioni e le, le opere di altra dimensione, cioè i disegni che erano presentati in piccole vetrine, e vede le sculture messe in mezzo alla, 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 alla sala e in mezzo alle, alle pitture. Ecco, qui questo volevo presentare una fotografia di un grande direttore del Museo del Lussemburgo negli anni 1900-1920, che ha avuto una grande qualità, era di comprare direttamente dei, a degli artisti stranieri e per quello che abbiamo una pittura di Soroia, abbiamo una pittura di Pelizia da Volpeda, abbiamo delle pitture italiane, perché le ha comprate in un tempo dove non esistevano le leggi di protezione, di ultra protezione della dell'arte sia spagnola sia italiana sia tedesca sia eh, dei paesi nordici eh, e ha comprato molte pitture americane. Per esempio eh, dal tempo di Léon Benedict, che è lui e questo direttore di museo, è, sono state comprate un grande, una grande pittura di Whistler, la madre dell'artista, che è stata considerata dai propri americani come un capolavoro assoluto dell'arte dell americana e che negli anni 30 ha viaggiato attraverso gli Stati Uniti come il, il più perfetto rappresentante della pittura americana. E ancora quando lo mandiamo negli Stati Uniti è considerato come l'icona maggiore della pittura americana. È una delle rare pitture straniere che ha un tale... Un tale che, Crea un tale scalpore con col pubblico. Poi eh, Leonce Benedit è lui che ha creato il jeu de paume, cioè, nell'ambito del jeu de paume, che ha installato delle pitture al jeu de paume, ma era un departamento della pittura straniera. Qui sono delle foto degli anni 30, dove vedete all'estrema destra una pittura di Ettore Tito vicino alla Nana di Soroia, che rassomiglia a una, una pittura di, uh, di Velázquez, e, e, um, e questa è un'altra pittura del, del musée du Jeu de Paume uh, nello stato in cui era del dopoguerra, perché il Jeu de Paume è stato usato perché l'idea era per molti anni di presentare la pittura moderna, cioè la pittura impressionista, al Jeu de Paume, e così che molte persone l'hanno conosciuto al, al tempo dove era presentato il Jeu de Paume, e, eh, in, una, in un allestimento che era abbastanza brutto, e per quello che c'è stata una reazione dei conservatori per dire dobbiamo cambiare quello e dobbiamo far uscire la pittura del Jeu de Paume per presentarli in un museo più grande e un museo più grande è stata scelta la stazione di Orse, questa è una presentazione del de ma negli ultimi anni, una foto a colori che fa vedere uno stato quasi proto-sovietico della, della collezione, perché ci sono molti nostalgici di quel periodo, ma si devono far vedere le fotografie per vedere in che stato era la collezione. Guardi per esempio. Il fatto che c'è già sprucize sulle muri e si vede che le, le, le fonti luminose sono molto insufficienti. Dunque non c'è da, 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 da lamentarsi, del, del, è, sembra più una, una, un posto do, del, che, degno della sicurezza sociale, che eh, di prese, per presentare i van Gogh perché. È la sala dei Van Gogh e la sala dei Gauguin, o la, la presentazione dei Gauguin dall'altra parte. C'erano i Van Gogh da una parte e i Gauguin dall'altra parte. Ma eh, questa presentazione era abbastanza sommaria, come lo vedrete in altre fotografie. Eh, per esempio, c'è la, 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 la chiesa di Auvers, il ritratto del dottore Gachet l'autoritratto di, di Van Gogh su fondo blu ma presentato su un fondo di raso eh, molto, molto avanzato e si vede la, si vede la sporcizia sui muri e il, il fatto che il, la presentazione è tutta fuori di Keklin sì, e, e c'era soltanto una, una, un neon per, per fare la luce su queste pitture. Dunque, quando certi nostalgici rimpiangono il, il tempo del Jot Pont, era veramente necessario che ci fosse un, una, un cambiamento. Guardate, per esempio, il modo un po' sciabo di presentare le sculture di Degas in vetrine, quasi d'hôpital eh, de Fou, eh, davanti, alle, eh, davanti alle vetrine. Con la famiglia Bellelli nel fondo della, della, della galleria e eh, delle, un, un, un rango, una, una rete di, di, di illuminazioni dirette che cercavano di, 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 contro, di andare contro la, 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 la luce del giorno che veniva in un modo molto. Evidente. Qui siamo al colmo della. della dello stato pietoso del, con un bellissimo dipinto di uh, l'air du Soir di Cross e vicino il Cirque du Surat, che è l'unico che abbiamo molto importante al Museo d'Orsay, e, e il, il, il dipinto più famoso l'abbiamo completamente restaurato recentemente e l'abbiamo messo in un cassone climatico per isolarlo dalla, dai, dai colpi. Perché il mio primo shock quando sono arrivato al Museo d'Orsay nel 2006 nel 2008, quando sono stato nominato presidente del Museo d'Orsay, è andando in giro per le sale del Museo d'Orsay di vedere che un bambino poteva battere il circo di Sora e dare dei pugni nel circo di Sora e nessuno interveniva. gli ho detto c'è qualcosa da fare: bisogna proteggere i dipinti. pour mettre un verre invisible. Et il faut surtout purifier toutes les opérations et protéger-les avec une nouvelle musographie. D'ailleurs, l'idée est de porter une nouvelle musographie au Musée d'Orsay. Je vous fais encore voir deux opérations majeures du Musée d'Orsay les Jardins publics de Vuillard à gauche et à droite, euh, les Muses les de muse Maurice Denis. che hanno viaggiato in Italia poco tempo fa. Volevo presentare una foto di, del, di Michel Laclotte che è stato il primo direttore del Museo d'Orsay e per tanto tempo il direttore delle pitture del Museo del Louvre, dunque aveva la doppia, il, doppio, il doppio capo e, e ha avuto quell'idea assolutamente fantastica di scegliere la stazione d'Orsay. E di affidare a degli, a degli architetti francesi, poi di affidare l'aménagement interno, l'allestimento interno a Gaia Aulenti. Queste sono vecchie fotografie del, del, dell'interno del Museo d'Orsay. Lì volevo farvi vedere. Le, le architetture alle quali avete scappato, come direbbe Charlie Hebdo, eh, le coperture alle quali avete esci eh, che diceva con molto umorismo Charlie Hebdo, davanti alla, alla scena, avrebbe avuto l'idea di creare un, un, un insieme degno di San Paolo e di, di città che non ne vorrebbero neanche. È molto cattivo quello che ho detto su San Paolo perché non ci sono. Eh, Architetture così brutta, e c'era persino un progetto dello stesso Le Corbusier, che certamente eh, i, i, segu i seguaci di Le Corbusier mi chiederebbe di soprattutto non presentare, perché è una cosa allucinante di aver pensato un'architettura così brutta davanti al Louvre, e sulle, sulle rive della Seine. E questo ha fatto che i progetti erano così brutti che finalmente il, il presidente Pompidou ha deciso di conservare la stazione d'Orsay. E così la stazione d'Orsay, di cui si diceva quando ero bambino che sarebbe distrutta di, progressivamente, è stata conservata. Ma evidentemente, in un, evidentemente in un primo momento, la stazione di Orsay era conservata in un modo abbastanza squallido abbastanza pietoso. Uh, come vedete, qui eh, c'era un parking davanti alla, alla porta, era, um, uh, uh, era in uno stato abbastanza pietoso. Ma eh, eh, bisogna rendere a Cesare l, l, quel che torna a Cesare: il fatto che il presidente Giscard d'Estaing ha deciso un momento di, far, di fare un, di, di ridare. La sua importanza alla collezione di Orsay e, e ha, ha affidato a tre architetti francesi, Colboc, Bardon e Philippon, la tasca, l'incarico di, di, di trasformare completamente il museo d'Orsay. Ma è arrivato quel momento lì, è lì che Michel Laclotte è intervenuto. Non è stato veramente nello stesso tempo, vi, vi parlo progressivamente delle, delle modificazioni. Ma eh, vedi questo è lo stato della stazione di Orsay prima dei lavori. E lì sono, è l'arrivo dei primi cassoni che adesso eh, completano completamente la volta del museo d'Orsay e. E qui è la sala di ristorante del Museo d'Orsay che è stata conservata più o meno nella, nella situazione perché c'è una parte che era l'albergo e il ristorante del Museo d'Orsay. Tutto questo è stato conservato nella, nella situazione nella quale era anche, come era giunto fino alla fine degli anni 70, ma tutta la stazione di Orsay è stata completamente cambiata. Da Gaia Volenti. E qui sono i lavori che sono intervenuti alla fine degli anni 70. E, e questo è il, il sorgere del nuovo museo d'Orsay: cioè con una, una, una pendita, un ponte, una, una, una salita che riprende la forma dei vecchi binari della stazione di Orsay. E con delle, delle mastabe abbastanza impossibili che eh, sono molto difficili da, da trasformare ma che abbiamo cercato di trasformare, di trasformare nei tempi recenti e questo è la, il modello che Gaulenti ha lasciato eh, della stazione di Orsay del, del, della prima idea della, della galleria degli impressionisti e quando sono stato nominato al Museo d'Orsay non avevo il compito di cambiare il museo, ma in testa avevo l'idea che un certo momento si potrebbe fare. Ma mi sono detto ci aspetteremo due anni, tre anni e vedremo eh, dopo come sarà ricevuto. Ma infatti ci sono molte voci inter interne al museo che mi hanno chiesto, che mi hanno detto sarebbe ora di mettere a posto gli ascensori, di cambiare completamente le vie di accesso, perché ci sono ingorghi completi nel Museo d'Orsay. C'erano delle sale dove c'erano 200 persone, 2000 persone all'ora, all'ora che in altre parti del museo c'era nessuno. E dunque c'era una tale differenza fra i vani del Museo d'Orsay che abbiamo cercato insieme con le squadre, cioè con l'amministrazione e con i conservatori, di cambiare le regole del gioco, e abbiamo proposto dei, delle trasformazioni progressive. Eh, i, lavori, I lavori di trasformazione sono cominciati. Eh, questa è la situazione eh, vera del Museo d'Orsay, dunque mm. vede eh, l'illuminazione era prevista eh, in diretta, eh, non c'erano vietati completamente i proiettori sulle opere. E sembrava un, me, un, mod, un modo di, di illuminare molto moderno ma che è molto invecchiato con gli anni e ovviamente da tanto tempo non si, non si faceva più in un modo simile l'illuminazione dunque eh, per esempio una cosa che dovete sapere è che quando sono arrivato il museo d'Orsay doveva essere chiuso alle 6 di sera perché alle 6 di sera c'è buio e non c'era più luce nelle sale salvo quelle, quelle, quelle luci che sbattevano sul, sulla, sul soffitto e che si, eh, si ripercuotevano sul, sul, um, sul pavimento e che, e che eh, forniva l'illuminazione generale delle sale, dunque molto insufficiente. E eh, di notte, con una notte completa, era impossibile illuminare il Museo d'Orsay. Dunque, era un museo condannato a chiudere le porte o avere delle luci portate dal, 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 dall'estero, dal, da fuori del, del, del museo, per illuminare le, le sale, e era una cosa che, si è, eh, che è diventata rapidamente impossibile. Dunque, come ho deciso, di, ho deciso non, 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 non con degli soldi dello Stato, ma ho deciso con eh, la circolazione di certe mostre che ho fatto pagare. Eh, di trovare i soldi per cambiare completamente il museo d'Orsay. E questa è la situazione del, del vecchio museo di Gaeolenti. Questo per esempio delle, delle cimese laterali che venivano, in, che venivano in contraddizione completa con il ritmo del museo e ho scelto fra i, 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 gli architetti, eh, fra una, una, un numero di architetti abbastanza importanti, abbiamo scelto con i conservatori del Museo d'Orsay e i direttori di sezione, il progetto di Jean-Michel Villemot. Jean-Michel Villemot ci ha fatto quel disegno molto bello, molto elegante e vede la grande differenza con quel che c'era prima e che prima c'era un pavimento di, di pietra sul suolo e che nel, nel nuovo, nel nuovo, nel nuovo, nel nuovo nella nuova disposizione c'è un parquet. Era molto importante di aggiungere un parquet perché il parquet, cioè il legno, rappresenta molto di più gli ambienti borghesi nei quali quella pittura aveva vissuto per tanto tempo e era stata presentata. E questa è l'ultimazione della, della presentazione, quel che esiste veramente oggi, come vede, con delle illuminazioni su tutti i lati, delle illuminazioni che compensano la vetrata superiore e una presentazione molto più elegante della collezione, quasi come una scatola giapponese, che è stata completata da installazioni. Abbiamo una decina di installazioni, come quelle che vedono in prima fila, dell'artista giapponese Tokujin Yoshioka. Sono dei blocchi di vetro puro che sono messi e che sono cotti. E mossi all'ultimo momento per fare delle ondulazioni che, che sembrano quasi irreali alla, 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 alla superficie, e dunque vede delle opere molto importanti come Il Déjeuner sur l'herbe di Manet, come sono presentati adesso. Queste sono le vecchie, sono le vecchie vetrine volute da Gaolenti e queste sono le nuove vetrine eh, concepite dalla, la, la, da Gopion che è una società molto famosa in Italia e che sono state tutte scelte da, da Jean-Michel Villemotte per rifare delle, una presentazione molto più trasparente e molto più elegante delle, delle opere. Non se ne mettono alquanto ce n'erano ma è veramente un, pro, un, un, un progresso. E questa è un'altra galleria che, era, che è stata creata, molto strana, e per tanto tempo Jean-Michel -Michel, Lacroix credeva che la galleria superiore, che queste colonne reggessero eh, il soffitto, e infatti queste colonne non servivano a niente. <ride> erano quei, questi, questi muri laterali nascondevano delle, delle, delle serrande che eh, tenevano completamente le mura e dunque quelle colonne non servivano a niente e dunque abbiamo con Jean-Michel Villemot deciso di buttare giù tutte queste di queste mura e abbiamo creato nuovi ambienti, come vedi non c'è più una sola colonna che tiene il, il soffitto, è, 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 è certamente una delle parti del museo d'Orsay che usiamo il più facilmente, il suolo è di, di gomma, e lo possiamo cambiare molto facilmente, è un vano di 750 metri quadri al, al quinto piano, nel quale abbiamo fatto diverse, mostre, di cui eh, più recentemente una mostra consacrata a Missia e due anni fa abbiamo fatto una mostra consacrata a Bela Bartok e il, il fauvismo ungherese perché ha un grande gusto personale per la musica e abbiamo fatto nei, nei tempi recenti una mostra su Debussy, una mostra su Gustav Mahler e una mostra su Bartok e stiamo prevedendo di fare fra pochi anni una mostra su Richard Strauss, che sono dei musicisti che hanno veramente marcato il periodo più o meno del Museo d'Orsay, un periodo più eh, movente perché eh, all'inizio l'idea è che il Museo d'Orsay era, era il museo della fine dell'Ottocento e adesso è un museo che si, si sposta un po' di più. Col tempo verso, verso il XX secolo, e, ma con un'intesa totale con il Centro Pompidou che non vede di un cattivo, con, con, non vede male il fatto che ci avventuriamo anche noi nel XX secolo. Perché il Museo Pompidou non ha molte idee, non ha molte intenzioni di fare delle mostre sulla musica fare delle mostre sull'arte decorativa dunque in campo dell'arte decorativa della musica e della scenografia della, della coreografia possiamo fare, de, fare molte mostre ecco così e questi sono due donatori americani nella loro, nella loro mostra e questi sono eh, gli ultimi acquisti del museo d'Orsay fatti sempre nelle stesse sale Uh, concepite da Villemot e nelle quali ci possiamo installare e fare delle mostre molto diverse. Voilà, ecco la, la mostra degli ultimi acquisti del Museo d'Orsay: con una, una pittura di Bougrot sul lato destro, una pittura di jean Mou sul lato sinistro e una statua di Jérôme nella, nella vetrina. E qui sono delle opere di Ruhlmann, una, una sedia di Ruhlmann. Un paravento di Maurice Denis e una scultura di Min nella Gabbia, nella... ecco qui è il ristorante del Museo d'Orsay, come era concepito al tempo di Gaia Volenti. Forse riconoscete i sedili come, come sono, in... per tanto tempo sono stati i sedili dei, dei, del, del ristorante. E per il ristorante ho pensato, come non c'era l'obbligo di fare un appalto, ho scelto io personalmente degli, degli architetti brasiliani di cui conoscevo il lavoro, che sono i fratelli Campata, Umberso, Umberto e Fernando Campano, e gli ho affidato il nuovo, nuovo ristorante, dunque hanno una versione completamente folle, completamente, eh, completamente delirante, con, un, con fondo, un fondo di specchi rotti, rotti e messi insieme e se conoscete i lavori dei fratelli Campana perché sono editi da una società italiana che si chiama la società eh, Edra e dunque sono i, sono le, con le forze di Edra si sono installati al Museo d'Orsay, riconoscete le, i lumi a campane e soprattutto una rivalutazione dei, dei, camp, dei due orologi del museo d'Orsay che sono da parte dall'altra del museo d'Orsay qui sono sulla, vetrina, sulla terrazza del museo d'Orsay i fratelli campane la senna che, che, se, la senna che passa sotto e qui e l'altro orologio del Museo d'Orsay, che, eh, che era in un padiglione che era stato completamente eh, non toccato da Ulenti era stato come, come era nei, nei primi anni e c'era soltanto una presentazione intorno a un grande vuoto centrale, perché sotto l'orologio c'era un vuoto, si poteva vedere il quinto piede, si poteva vedere in pian terreno. Uh, abbiamo deciso di, di, di creare cinque piani in questo, in questo padiglione e di farne il padiglione delle arti decorative estere dunque al pian terreno come vede abbiamo usato ancora del parquet che è molto elegante e certamente uno dei vani più belli di tutto il museo perché da una parte c'è questo orologio e dall'altra parte c'è l'orologio con il, con il ristorante dei fratelli Campana. Abbiamo anche buttato giù un, un mastaba che era stato creato da Gaiolenti, che occupava molto spazio senza una grande funzione, dunque l'abbiamo buttato giù per fare il ristorante e qui abbiamo creato veramente un piano, un piano totale. Uh, qui uh, è un, 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 un mobile dei fratelli Campana, che, che si chiama una, una stella di mare, nel quale il pubblico può riposarsi e vedere la vista su Parigi. Ecco qui, ho fatto alcuni Grazie. cambiamenti che abbiamo fatto al Museo d'Orsay. Con, con veramente una cosa a cui tenevamo molto una presentazione nuova con nuove condizioni, nuove luci soprattutto che era la, la cosa che faceva difetto eh, nel, nel vecchio museo d'Orsay ecco, grazie a Toscevall per veramente Raccontato una storia di cambiamenti, ma vogliamo dire anche di cambiamenti realizzati in pochissimi anni e questa è la cosa fantastica. Perché eh, tu sei al Dorset da, da sette anni, ma tutto questo è iniziato, credo dopo un anno che sei arrivato, quindi in sei anni sei riuscito a restituire un'immagine un completamente diversa del Dorset. Anche perché il Dorset, eh, come dici sempre: tu, sta tra due giganti, perché sta tra il Pompidou e il Louvre, quindi ha dovuto in qualche modo ritagliarsi una sua, eh, una sua dimensione, una sua eh, personalità. Io credo che la personalità del dossier è cambiata moltissimo in questi anni della tua direzione, e vorrei che tu ci dicessi almeno due cose, una cosa che riguarda lo staff molto giovane e del perché sei riuscito anche a inserire delle, dei conservatori molto giovani e dall'altra parte eh, vorrei che tu ci dicessi qual è il tuo pubblico eh, e come eh, sei riuscito in qualche modo ad avere un pubblico molto giovane. Allora. Eh, ci sono due domande, eh, perché ho ringiovanito, non per il piacere di ringiovanire, il, eh, ma il fatto che una generazione che ha portato il Museo d'Orsay è arrivato all'età, sono arrivati progressivamente quando io ero presidente, al, all'età di dover partire in pensione. Dunque qualche volta ero molto contento con la partenza di... Di persone che rappresentavano un po' un vecchio Museo d'Orsay. Qualche volta sono stato disperato con la partenza, come il caso di Anne Roquebert o di Caroline Mathieu che è partita l'anno scorso. Mi faceva molta, molta pena, e soprattutto ha fatto molta pena perché erano esperienze che partono, ma tutto questo si è fatto eh, con l'arrivo di nuovi giovani che hanno portato un nuovo spirito al Museo d'Orsay e adesso ho cambiato tutti gli anziani, eh, non con grande piacere, perché il, il, la partenza di Caroline Mathieu mi ha fatto una, una, una grande pena, ma ci adattiamo con dei nuovi, e impariamo ai nuovi a affrontare il futuro con, con fiducia, e c'è anche una paidea verso i giovani, che devono fare i nuovi direttori, i nuovi presidenti e i nuovi responsabili della collezione. E ho la fortuna di Orsay di essere responsabile della collezione di Orsay e di tutti i campi della collezione di Orsay, perché nella collezione non abbiamo soltanto pittura e scultura, ma abbiamo anche arte decorativa e il Museo d'Orsay, come lo dicevo spesso, è un museo polifonico e deve conservare quell'idea della polifonia fra le arti e dunque c'è un, 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 un reparto di fotografia ma il Museo d'Orsay ha la fortuna di essere un solo departamento eh, come il Louvre ha sette departamenti, Orsay è un solo departamento che, 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 che crea la discussione fra i diversi specialisti molto più facilmente. Ecco, questo è una cosa molto importante perché l'arrivo dei giovani curatori ha anche significato uno svecchiamento molto forte del pubblico che si è riaffezionato, come dicevi tu eh, l'altra sera, anche a quella pittura per esempio accademica, quella pittura storica che magari insomma, eh, affascinava meno le nostre generazioni, che erano forse più orientate alla novità dell'impressionismo, ma invece oggi c'è una grande riscoperta dei giovani di questa di questa storia artistica. È vero che abbiamo cercato di interessare un pubblico giovane, ma la cosa la più difficile è di far venire dei, dei giovani. Io ricordo quando ero giovane non, non amavo l'impressionismo, eh, amavo molto l'opera lirica dell'Ottocento, amavo Wagner, amavo Debussy, però non detestavo gli impressionisti perché mi sembrava che l'impressionismo fosse il... il il luogo di elezioni di quel che chiamiamo eh, le rombiere, cioè le, le vecchie signore per bene della borghesia. E Invece ho, ho, ho scoperto, vivendo in America del Nord, perché il Canada fa parte dell'America del Nord, che c'era un fascino e una importanza ma, madornale dell del, della pittura impressionista. E così sono diventato uno dei più grandi difensori dell'impressionismo col tempo. Ci sono delle cose che si imparano. Se mi avesse chiesto vent'anni fa cosa pensavo di Monet, non ne pensavo niente di Monet. Adesso ho fatto la mostra poco, pochi anni fa di Monet al Grand Palais, sono stato io il commissario e adesso sono uno dei più grandi difensori di Monet. E sono molto felice di aver cambiato parere perché. Eh, mi tagliavo di una gran parte del, della bellezza dell'Ottocento, ma io conoscevo soprattutto per gusto personale piuttosto un Ottocento accademico, un, piuttosto un, acc un Ottocento fondato sul simbolismo eh, e su tutti questi campi che non ho avuto l'occasione recentemente a Ossè di, di, di um, esplorare. Di ma che ho l'intenzione nel futuro di esplorare ecco un'altra, due domande che secondo me sono importanti e che così, sulle quali anche noi ragioniamo sempre molto all'interno della fondazione e cioè eh, da una parte la questione che ti è stata posta anche in una recente intervista del coraggio e della forza e dell'energia con cui tu sei entrato attraverso tra l'altro una pittura dell'ottocento nel dibattito della trasformazione sociale contemporanea. Questo mi sembra che sia, eh, stata una, siano state delle scelte molto coraggiose eh, ma che eh, hanno utilizzato in fondo l'arte per far capire ai giovani anche eh, molte problematiche, molte dinamiche della nostra società contemporanea, cosa che non si direbbe che l'arte antica o dell'arte dell'Ottocento possa fare, è curioso, no? magari noi siamo abituati a pensare che solo il contemporaneo ci spiega la nostra epoca, invece, eh, con una serie come Masculin Masculin, per esempio, di, 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 di mostre, tu sei riuscito a spiegare eh, le problematiche della nostra società. E questa è una prima questione. E la seconda questione: il tema dei prestiti internazionali che tu eh, fai. Sono prestiti molto impegnativi perché hai anche questo il coraggio per finanziare delle parti, il rinnovamento del Dorset come è stato, anche questo di creare dei veri progetti scientifici curati dai tuoi curatori che poi vengono, es vengono esportati eh, all'estero, penso qualche volta con anche qualche diciamo eh, scontentezza da parte della stampa e così. Ecco, questi sono non i si due può soddisfare il, soddisfare il pubblico estero dal Museo d'Orsay e soddisfare tutti i giornalisti. Eh, mi spiace molto, ma non, 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 posso, fa non posso fare combaciare i due, le sue soddisfazioni. I giornalisti in Francia non hanno mai potuto pensare l'importanza che ha di far viaggiare le collezioni del Museo d'Orsay all'estero. Per esempio, molte Molti francesi sono venuti a vedere la mostra al, al, al palazzo dei Dogi, hanno detto che sono delle cose che vediamo già a Parigi, ma il déplacement delle opere, il fatto di spostare le opere, di presentarle in un'altra condizione, di presentarle in un palazzo italiano, oppure ossia in un palazzo spagnolo o un, un palazzo in America del Sud, perché cominciamo a andare molto in Brasile, cominciamo a andare molto in altri vani, è una cosa straordinaria e sono molto orgoglioso di aver potuto essere presente in Brasile poco anni fa. Abbiamo visto un pubblico che non abbiamo l'abitudine di vedere, e era un pubblico molto nuovo che è stato completamente lusingato dalla pittura francese e dalle, dalle opere che abbiamo nel, nel Museo d'Orsay e non bisogna mettersi in testa che tutti vengano a Parigi così come tutti non vengano a Venezia è vero che c'è un, un grande passaggio a Venezia o a Parigi, ma non il mondo intero viene a, a Parigi o Venezia è una, è un, è una storia che si, si racconta e ci sono un gra, una grande parte del pubblico, l'abbiamo visto quando siamo andati. In, in Giappone, quando siamo andati a Singapore, quando siamo andati in Corea quest'anno per la prima volta, c'è un, un, un tale piacere del pubblico di vedere una mostra che è stata fatta, specialmente per il pubblico. Perché non facciamo la stessa mostra, non spostiamo la stessa mostra quando la facciamo in Corea o quando la facciamo in Brasile. Quando abbiamo fatto la mostra in Brasile, so che abbiamo deciso di fare una mostra, di presentare delle opere, soprattutto un substrato storico, che metteva in parallelo l'impero brasiliano e l'impero francese, il secondo empire, con Napoleone III. Ha è è interessato moltissimo. Quando si vede una capitale come Rio, che era l'ex capitale del Brasile, che è una delle città le più belle del mondo, con un pubblico favoloso, che è stato molto entusiasta, perché ci sono 500.000 visitatori che sono venuti a vedere la mostra del Museo d'Orsay, mi sembra che era utile e importante di spostare la collezione del Museo d'Orsay per portarla verso questo pubblico, che non, di 500.000 ci sarebbero state 20.000 che venivano al Museo d'Orsay, del loro proprio acchito e mi sembra importante di spostare le collezioni per farle vedere quel pubblico ecco, e, e rispetto al fatto che il museo abbia questa funzione diciamo importante di spiegare e di entrare nel dibattito della società contemporanea eh, con le tue proposte, con le tue mostre eh, cosa pensi, cosa ci dici? Beh, ho cercato di affrontare con le, le, le forze del museo d'Orsay dei soggetti un po' più contemporanei attraverso le collezioni del museo facendo una mostra l'anno scorso sull'omosessualità che non diceva il suo nome ma che lo è stato veramente col, col tempo una mostra come masculin masculin che è stato molto ben ricevuto dalla stampa italiana d'altronde ma è stata completamente massacrata dal, 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 dal giornale Le Monde che aveva trovato che non avevo, la, in poche parole, non avevo la struttura intellettuale per fare una mostra che tutti aspettavano sull'omosessualità. Beh, quanti musei hanno fatto una mostra sull'omosessualità? Lo chiedo in Europa, questi ultimi anni, a parte il Museo di Vienna che ha fatto una mostra. Ecco, pochi, abbiamo fatto una mostra molto, molto diversa di quella del, del, Museo, del Leopold Museum e benché abbiamo detto che l'idea veniva dal museo del Leopold Museum, non c'era un'opera in comune fra le due mostre. Dunque abbiamo dovuto reinventare il museo d'Orsay. Sì, quindi e... insomma è importante che qualunque museo... Eh, Fronti attraverso il proprio patrimonio comunque una riflessione sul, sul, tempo, sul tempo contemporaneo eh, essere assenti dal tempo contemporaneo quindi perché uno si occupa di rinascimento eh, non deve partecipare al cambiamento della società, del eh, civile insomma è veramente abdicare ad una funzione fondamentale delle strutture museali noi siamo qui per fare questo certo lo facciamo con gli strumenti della Penso che tempo fa la, la mostra la più importante che abbia fatto col mio mandato è la mostra sulla moda. L'impressionismo e la moda certamente dopo il tempo che passa è rimasta la mostra forse la più bella e avevo, fatto, e avevo chiamato un, un grande amico che è regista di, di opera lirica per fare la, la messa in scena di quella, di quella mostra. E ho, fatto, ho chiamato Robert Carson, che voi conoscete certamente perché ha fatto molte messe in scena alla Fenice, e per fare la regia della mostra. Perché mi sembra molto importante che ci sia una regia dietro la mostra, perché qualche volta la facciamo noi da soli la regia, ma per l'impressionismo e la moda era molto importante. Di avere, di avere una vera regia. E vedo che la seconda tappa della mostra è stata a, a, a Metropolitan New York e è stata un totale fallimento perché non c'era una messa in scena. D'altronde, il direttore del Metropolitan ha clamato un po' dappertutto nella stampa che lui non voleva fare come a Parigi, ma di stato era molto diverso di Parigi. C'è una poesia, una freschezza della presentazione a Parigi che non si è affatto ritrovata al Metropolitan. E devo dire che la per la terza tappa la conservatrice, che, perché una conservatrice americana che aveva avuto l'idea eh, di questa mostra, ha, ha preso Robert Gassen come è stato a Parigi. Dunque c'è una, una reinvenzione della mostra di Parigi a Chicago. È stato un gran piacere. Che sì. È veramente un'altra cosa con una vera regia dietro. Senti, Ghi, un'altra altre due piccole domande. Non so se poi c'è c'è il pubblico che vuole forse chiedere qualcosa, ma due piccole domande. Una che riguarda il perché, insomma, l'arte italiana. Del, diciamo della fine dell'Ottocento anche di periodi storici eh, che hanno diciamo, anche qualche affinità insomma, pur provenendo il nostro divisionismo a tutta una storia diversa però sicuramente delle alte qualità eh, oppure tutta la pittura italiana a questo punto anche del primo Novecento per quale ragione è così poco rappresentata nei musei stranieri la ragione, è la ragione è il fatto che avete ancora delle leggi che proteggano il patrimonio e che hanno un effetto contrario perché, forse, proteggete bene il vostro patrimonio, ma il risultato assurdo è che nessuno conosce il vostro patrimonio. Eh, scusatemi, ma sono delle leggi che esistono dal tempo del fascismo e che dovrebbero essere amenagate cioè dovrebbero essere almeno ammendate amen, un po' perché. Non ho un solo dipinto dei Macchiaioli nella collezione di Orsay, non per non volontà, perché ricordo che Michel Lacroix al suo tempo si, si lagnava di non avere una sola opera Macchiaioli da presentare. Io sono nella stessa situazione perché c'è un, 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 un muro di Berlino intorno all'Italia per il suo patrimonio e se fosse stato così per i francesi, per l'impressionismo... Se, se l'impressionismo non fosse stato comprato da americani, da inglesi, da tedeschi, non ci sarebbe uno studio dell'impressionismo francese. I più grandi specialisti dell'impressionismo sono tedeschi, sono, sono dalla Germania, sono dell'America, c'è cioè una scuola americana, non dei russi. Non, non, non. I russi hanno una grande collezione. Sì, l'Ermitage, ma non ci sono molti specialisti in Russia. Ma eh, i specialisti sono americani, sono inglesi e sono. sono... Ma perché tutto quello? Perché l'impressionismo ha viaggiato. L'impressionismo ha viaggiato e l'impressionismo è conosciuto da tutti. L'arte italiana non, non ha una, una grande reputazione perché non viaggia. Ecco, è la mia, la, la mia presentazione, la mia. Tesi. riflessione ma no, sì, credo Possiamo, che su questo fa, insomma c'è un tema molto di riflessione allora ci racconti cosa succederà nel 2015 sì. ad Orsay okay. allora, allora la prossima mostra che viene fra un mese a Orsay una mostra su Bonnard può sembrare strano che Orsay faccia una mostra su Bonnard ma Bonnard è nato prima del 1870 e nella separazione fra Orsay, il Louvre eh, e il centro Pompidou, eh, eh, Ingrid Delacroix appartengono al Louvre e questo mi spiace profondamente ma non ho potuto cambiarlo malgrado i miei sforzi e eh, eh, eh Bonnard fa parte del, del campo del Museo d'Orsay. E non si sa pochissimo, ma tutte le opere che sono presentate al Centro Pompidou e che, e che sono di Bonard appartengono infatti al Museo d'Orsay. E questo non si sa pochissimo, sono dei depositi del, del Museo d'Orsay al Museo del Centro Pompidou. E il Museo del Centro Pompidou ha, ha accettato molto facilmente di prestare al Museo d'Orsay. Eh, eh, le opere. Voilà. Dunque sarà presentate delle opere poco famose, di cui le Cabinet Toilette o Canapé Rose, che è un magnifico dipinto del, di Bruxelles, e tutti questi dipinti ci sono prestati. Faremo anche una stagione italiana eh, con una mostra chiamata Dolce Vita, punto di interrogazione, l'arte italiana dal 1900 al 1940 perché il periodo è un periodo abbastanza contrastato con il periodo prefascista, il periodo della guerra, il periodo fascista, durante il quale, malgrado la, la, il regime che non è molto simpatico, c'è il fatto che c'è una grande libertà nell'arte decorativa e ci sono esiti abbastanza completamente fantastici dell'art déco italiana, che sarà presentata in questa occasione. Dunque Gabriele ci ha prestato delle opere magnifiche di Chiapesaro e Wolfson ci presta certe opere come questa sedia allucinante, incredibile, che sembra fatta da Memphis negli anni 80 ma che è stata fatta nel 1933 per la casa di Sarfati in più. E nella stagione italiana L'Orangerie... Faremo una mossa su Vilt, le due mosse saranno aperte nello stesso tempo a Orsay e a all'Orangerie e la mossa su Vilt che non è molto famosa, fra... soprattutto in Francia nessuno lo conosce, speriamo di avere un certo successo perché lo merita, vede queste, queste opere che ha prestato che e noi, noi stessi a Orsay abbiamo comprato un magnif una magnifica... Edizione di, di, del Virtus Acti del 1905, recentemente Orsè. E questo è un ritratto di, Paolo, di Pio X eh, che è presentato ai Musei del Vaticano, e che ci presta il Museo del Vaticano, è un, è un marmo enorme: non ci sono due versioni di questo marmo. Dunque, era importante che ce lo prestate. Il, il Toscanini Monumentale, che è presentato, che, di cui c'è una versione alla scala di Milano, è di Wilt e sarà anche presentato. E ti lascio parlare di Rousseau il Duganiere? Sì, diciamo che per Rousseau nostro, la nostra collaborazione è nata da un progetto condiviso con, con Ghiko Geval. Eh, il Dorsello l'Orangerie prestano la loro meravigliosa collezione, ma eh, credo che su questa mostra, come per Manè, abbiamo fatto uno sforzo per produrre un progetto nuovo. Tra l'altro devo dire che Rousseau non si è mai visto in Italia e quindi questo è già una grande, una grande novità, ma eh, credo che la cosa che sarà interessante per il pubblico è che eh, visto eh, questa figura di questo omino, io dico anche un po' petulante, un po' noioso leggendo le sue, i suoi scritti e le sue, e le sue memorie, è però eh, è stato davvero uno spartiacque tra questa linea del cosiddetto, come possiamo chiamarlo, arcaismo che viene dal passato, che, che ha molto a che fare con con eh, la cultura anche con il tema dell'origine, con la cultura anche di un certo primitivismo americano, come scrive lo stesso Monroe, e poi l'influenza che eh, il doganiere Rousseau ha quando viene sdoganato veramente da Picasso eh, nel 1908 l'influenza che ha sull'arte italiana, sul Blaue Reiter fino addirittura ai primi artisti della, della Neue Sackling e quindi avremo la possibilità di mostrare un numero meraviglioso di opere, eh, diciamo un nucleo molto importante che viene dal Dorset, e poi abbiamo condiviso con Cogeval prestiti internazionali, la National Gallery di Washington presta 5 pezzi, Filadelfia eh, 3. Praga presterà, la Svizzera presta, insomma, credo che sarà una mostra eh, molto, molto curiosa, con dei punti eh, diciamo caldi perché raccontano una storia del primo novecento, su cui, insomma, nella quale Rousseau interpreta davvero un, eh, un punto importante. Basta raccontare che quando viene fatto il primo manifesto della mostra del Blaue Reiter, eh, sul manifesto invece che pubblicare non so, un Kandinsky o un Mark, viene pubblicato il quadro di Rousseau, oggi di proprietà del Pompidou, che ci sarà in mostra, che era di proprietà dello stesso Kandinsky. Quindi questi legami straordinari tra tutti questi artisti e cerchiamo di spiegare questa, questo racconto, questa storia. Penso che abbiamo da dire solo due cose ancora, eh, che non volevo dire all'inizio, ma alla fine, qualche numero del Dorset ce lo devi dare rispetto ai visitatori e a quanto è cresciuto il tuo pubblico in questi anni. Sì, è vero. Eh, siamo passati, abbiamo varcato la soglia dei 3 milioni di visitatori, che sembrava quasi impossibile raggiungere, e siamo passati questi ultimi anni a 3 milioni e mezzo di visitatori nel Museo Dorset al quale si devono aggiungere 800.000 visitatori quest'anno per il museo dell'Orangerie che è passato da 500.000 a 900.000 l'anno scorso c'è un piccolo calo nei visitatori dell'Orangerie e quest'anno abbiamo messo un, un calo a 800.000 ma non passi male in un museo così piccolo come l'Orangerie perché vedo che le, il museo di Fontainebleau è passato, ha passato la soglia dei 500.000 visitatori. È molto difficile passare la soglia dei 500.000, so che per arrivare a quello, al museo come Montreal, mi ha preso molti anni. Poi diciamo anche che hai un autofinanziamento molto alto perché hai un autofinanziamento eh, importante, quindi costi non troppo alle, alle casse dello Stato. A quello sono molto orgoglioso perché ho quell'idea dei taxpayers che protestano in continuazione contro i tassi troppo alti in Francia, ma devo dire che il Museo d'Orsay è passato dal 50% di autofinanziamento a, 35, no, a, a, a eh, 75% di finanziamento, che è una cosa straordinaria per un'istituzione un culturale. L'abbiamo fatto questi ultimi anni facendo delle mostre che facciamo pagare delle istituzioni all'estero, ma continuando una politica molto generosa di prestiti dappertutto, perché i prestiti sono passati in complesso da 400 al tempo di Michel Laclotte. A 3.000 oggi, dunque una vera officina di prestito al Museo d'Orsay e la maggior parte di questi prestiti sono dei prestiti gratuiti. Bene, credo che con queste cifre insomma ci dai speranza, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare anche a Venezia. <ride> Grazie. domande. Buonasera professore. Eh, abbiamo visto un museo che si è molto evoluto anche nella sua modalità di fruizione. Abbiamo sentito di un museo che si è ringiovanito nello staff e nel suo pubblico. Cosa, come vede all'interno di un museo come quello che lei dirige eh, l'uso della tecnologia? L'uso della tecnologia. Non so, non so. Oui. ma euh, non ho veramente un'idea perché sono, sono un, un direttore di museo molto alieno alle, alle tecniche moderne, dunque ho degli, degli impiegati che se ne occupano in continuazione, ma io conosco, so, so usare internet, ma uh, so soprattutto fare una cosa che è sviluppare gli acquisti del Museo d'Orsay, che è una cosa che mi interessa. Ma internet lo lascio ai più giovani di me. Eh, benché, benché io usi internet. No, dicevo all'interno fare... del museo per accompagnare la lettura, la vista di un'opera, non come comunicazione esterna sì. del museo. Quindi no, è contrario all'uso della tecnologia come fruizione di opere all'interno di un museo, nel caso del Museo d'Orsay? Sì. Uh, Sono assolutamente d'accordo, ma uh, penso sempre che bisogna avere le idee prima di avere la tecnologia perché la tecnologia senza idea um, è molto. Ho no. uh, un, una, una visione molto conservatrice delle cose, ma voilà. um, uh, penso che il museo d'Orsay sia uno dei musei più moderni a Parigi. Ma non è forse il, mio, nel, il campo in cui intervengo più, più totalmente, lo ammetto. Buonasera, sono Giovanni Cecconi. Semplice domanda: che cosa raccomanda ai musei italiani per poter crescere e cambiare, avere una trasformazione? Essere più autonomi verso lo Stato e avere una, un modo di gestione. Ma credo che ci stiate arrivando perché ho visto che i nuovi nu cambiamenti voluti dal Primo Ministro sono molto, molto effettivi. Siamo stati impressionati in Francia dagli annunci del fatto che finalmente l'Italia imita il sistema francese degli stabilimenti pubblici. Sembra che ci saranno dei, dei concorsi pubblici in tutto il mondo per avere dei direttori di museo eh, pubblici. Mi, mi rincresce anche un po' perché ho visto con uno spezzamento al cuore il fatto che ci sono finalmente dei veri, la prospettiva di veri stipendi in Italia e delle posizioni molto interessanti nei musei italiani. Bene, grazie. Ma... Buonasera e grazie per averci dato questa ventata di gioventù. Questo è un paese che vuole rottamare i vecchi, quindi è molto interessante capire invece che le rottamazioni dovrebbero essere sempre quelle delle idee. E io sono molto curioso della sua rivoluzione copernicana perché quando faccio riferimento ai musei francesi faccio riferimento a un'altra rivoluzione che è venuto nel concetto di conservazione delle opere d'arte, con il passaggio dalle Wunderkammer al Louvre. Cioè non si conserva più delle cose belle, delle cose interessanti, questa mixité fra scienza, arte, letteratura, ma si comincia a collezionare opere secondo una cronologia. Foucault diceva che è una, è una eterotopia il Louvre dove c'è una cronotopia, cioè è un luogo dove si conserva il tempo. E infatti cominciava dagli egizi perché c'era Napoleone che amava molto gli egizi e si voleva confrontare e poi finisce con Napoleone. E infatti Engre forse è lì non a caso. Non c'è l'arte islamica perché non fa parte delle civiltà, non c'è l'arte africana. Che cosa sta facendo lei? Sta facendo una rivoluzione copernicana perché dice ma perché ancora conservare il tempo, dire questo lo fa il Bobur, questo lo fa l'Ovre. Noi non dovremmo invece come ha suggerito lei, fare un ragionamento che l'arte ci serve per riflettere non solo sul passato ma sulla vita. Quindi ci dica quali sono i nuovi progetti del tipo quello sull'omosessualità, perché secondo me quelli sono il futuro. Devo ammettere che quest'anno ricominciamo perché stiamo facendo a Orsay, in questo momento, non è ancora chiusa una mostra su SAD. E, bon, è stata un, una, una scelta abbastanza coraggiosa. E, e faremo fra un anno una mostra sulla prostituzione nel, nell'Ottocento in Francia e, e non sono io a aver avuto l'idea, devo ammettere: è il museo di Amsterdam che è venuto a propormi di farla col curatore della, della mostra che è, stato, che è stato Richard Thompson e che ha molto insistito perché noi facessimo una, una mossa su quel soggetto. Non è che io mi, non voglio essere il museo dei dannati della Terra, ma è, è senz'altro dei, 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 dei soggetti molto adulti, molto attuali. Mi interessa di usare dei soggetti che nell'Ottocento un un, hanno un grande risuono nella pittura dell'Ottocento, ma che sono dei soggetti totalmente attuali. Buonasera. Eh, due brevi domande. Allora, una... Eh, quanto deve essere per lei sì, scusi, ehm, bilanciata l'interesse della collezione permanente di un museo e quanto la mostra temporanea può effettivamente, effettivamente attrarre un nuovo pubblico? Quindi, mh, se ci deve ancora essere un equilibrio tra quello che è la collezione appunto permanente e l'altro, la, l'importanza del catalogo nelle mostre temporanee. Cioè, il cata i cataloghi, la pubblicazione del catalogo, la sua validità. Per me la pubblicazione del catalogo è una cosa essenziale. Sono un uomo del passato e ho vissuto gli anni dove si facevano le bozze per il catalogo, eccetera. So che adesso i metodi sono molto più moderni, eh, ma eh, se mi credete io continuo a scrivere tutto. Tut sono non, sono, non è che sia o contrario a internet, eccetera, ma devo dire che per scrivere un catalogo è una cosa fondamentale per me fare un catalogo che sia un libro bello, che segui la, la, la composizione del, del, eh, della mostra. E non penso che il, eh, i, i libri fatti sul net e consultabili sul net Prendono il posto dei veri cataloghi, ma come le ho detto, sono un uomo del passato per questi aspetti. E tu non ti chiede di lanciare fra collezione e vendita? La... Ah. Lo facciamo assolutamente naturalmente al Museo d'Orsay perché la, gran, la grande maggioranza dei visitatori del Museo d'Orsay, come del Museo del Louvre, vengono per vedere la collezione, ma c'è la volontà di fare qualcosa in più che faccia venire i visitatori. E quest'anno abbiamo fatto un grande successo all'inizio dell'anno, era la mostra di Van Gogh Antonarto e la, la visione di Van Gogh attraverso l'opera di anton Antonarto, che era un modo di presentare un soggetto dell'Ottocento, attraverso il prismo di una persona che aveva studiato molto, che aveva vissuto nella sua propria carne la, la follia. E Anton Artaud, uno dei più grandi riflettori sulla drammaturgia della, della, della follia al XX secolo. Uh, ma naturalmente, mettiamo in avanti la collezione del Museo d'Orsay, ma dobbiamo avere questo je ne sais quoi de plus che dà voglia al pubblico francese di venire. Buonasera, quando organizza delle mostre in paesi lontani come Singapore o la Corea o il Giappone, su che cosa fa leva per attirare così tanto i visitatori nei musei? Quando organizza mostre in Giappone o in Corea o a Singapore, che sono dei paesi completamente distanti, che non hanno quasi niente a che fare con la storia occidentale, su che cosa fa leva per attirare così tanto i visitatori, visto che ha detto che anche... Eh, C'è stata molta affluenza alle mostre che ho organizzato lì. Eh, va bene, non hanno nessun, non ha, la nostra collezione non ha, non ha molte relazioni con la cultura dei paesi, ma il Giappone deve tener conto che il Giappone è uno dei paesi che. Alla cultura più affine, la più vicina alla cultura francese. Sono grandi conoscitori dell'arte francese, soprattutto dell'Ottocento, e hanno molto influenzato il divenire dell'arte francese alla fine dell'Ottocento. Dunque, il rapporto fra Giappone e Francia è una cosa, se non so. Eh, per gli altri popoli. Beh, è molto interessante vedere che, che tutti questi paesi che abbiamo visitato hanno un rapporto particolare con la Francia eh, perché eh, sono molto lusingati dal fatto che il museo francese che presenta l'impressionismo venga verso loro e presente. Così che è stato il museo, così in Brasile... Abbiamo visto che il pubblico di brasiliani è molto aumentato al Museo d'Orsay da quando siamo stati in Brasile, che abbiamo presentato la mostra a San Paolo e a Rio. È stata una, una fantastica scelta perché uh, uh, ci sono molti visitatori brasiliani che vengono. C'è mol, molto più visitatori della, dei coreani e tengono molto a essere, non essere messi nello stesso sacco che i giapponesi e i cinesi e che i coreani hanno, hanno, ci hanno dato in mezzo perché ci hanno dato 500.000 euro perché noi facciamo il Korean Airlines ho fatto un contratto con Korean Airlines per fare una versione in coreano della guida del museo d'Orsay e dell'audioguida del museo d'Orsay ultima domanda Fulminea eh, siccome i musei italiani a concorso sono 20, c'è qualcuno per cui è tentato di concorrere? Per esempio, le Gallerie dell'Accademia di Venezia? Uh, c'è già Gabriella, dunque, non vedo perché. No, è un'altra un amministrazione, la dottoressa Belli. Uh, uh, Devo dire che lei mi fa una domanda molto personale avrei il sogno di un giorno lavorare a Milano l'unica città dove potrei vivere è Milano sembra molto strano la maggior parte degli Beh, italiani è il concorso all'Accademia di Brera ah, sì, ecco. ma sarei molto infelice dopo aver avuto il Museo di Orsay di dirigere una struttura anche eccellente come Brera e dunque non, 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 non ho un grande interesse per venire, perché sono magnetizzato dal museo d'Orsay. <laughs>